Francesca, ma dall'esperienza di giornalista e soprattutto specializzata sull'alimentazione, come sono cambiate le abitudini alimentari? È passato questo concetto dell'alimentazione sana o no? Ma da un certo punto di vista sì, perché se pensiamo a come mangiavamo noi quando eravamo ragazzini e si mangiava, io tornavo da scuola e mia mamma mi metteva in tavola la pasta, la carne, la verdura, la frutta, il dolce, un sacco di roba. Adesso per esempio un'abitudine molto corretta sia dal punto di vista del tempo che nessuno ha mai per cucinare, sia credo può confermare dal punto di vista nutrizionale, è quella di fare dei piatti unici. Il piatto unico è un'abitudine che gli italiani stanno cominciando ad avere, io lo vedo anche appunto occupandomi poi di piatti cucinati, di ricette, c'è una richiesta da parte del pubblico, un apprezzamento da parte del pubblico ed è anche un ottimo modo proprio per mascherare, visto che stiamo parlando di alimentazione dei bambini, per mascherare le cose che il bambino potrebbe non volere. Se si fa una ricca pasta dove ci sono i piselli che sono colorati, pallini e carini, delle scagliette di merluzzo che sono bianchicce e finiscono in mezzo alla pasta, un bel sugo col pomodoro fresco, facendo un piatto che sia solo quello, ma che abbia tutte le componenti, sia dal punto di vista appunto del gusto che dal punto di vista della nutrizione, questa è sicuramente una buona abitudine che credo gli italiani stiano prendendo, adulti e bambini. Easy Baby. Bambini si nasce, genitori si diventa. Canale 137 di Sky.